Radio Sound, eccoci all'appuntamento con Kung Fu Life, precisi i nostri due maestri, oggi in tuta, oh ma tuta della nazionale, adesso poi vi spiegate un attimo questa cosa. Abbiamo con noi Maurizio Tesio, Fulvio Piccinini. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a voi. Allora, tu, la tutina com'è? Questa cosa bella, azzurra, Sam Lau Italia. Sam Lau Wing Chun. Non reggo, blu. Ah, lui c'ha scritto bianco invece. Qui c'è scritto tutto, bello, tutto blu. Sì, sì. Boh, a parte che la voglio anch'io, ad onore. C'era una lunga fila, però no, vedremo quel che si può fare. L'onore di indossare, che io indossi la vostra tuta, sicuramente onorifica. Allora, no, parliamo adesso seriamente. So che avete portato un argomento quest'oggi di cui abbiamo già parlato, cioè il fattore un po' di quello che viene chiamato sesso debole, che poi debole non è per tante cose, però magari un po' indifeso a volte sì. E quindi, cosa può dare di più un'arte marziale alle donne? Allora, intanto diciamo che Wing Chun, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando, è l'unica disciplina marziale creata da una donna. Per cui mi viene da pensare quale strumento migliore per una donna per imparare a difendersi se non uno stile di Kung Fu che è stato originato, che è stato generato proprio da una donna. Sì, sì, proprio femminile, anche perché esatto. Solitamente come tutte le cose del mondo siamo... Poi le donne, adesso ci vorrebbe che dobbiamo chiamare qualcuno, cioè, noi maschi no, che ci inventiamo un po' di... specie queste tecniche di combattimento, cioè la lotta greco-romana, il Kung Fu, anche altri marziali, altre cose. Mentre questa deriva da queste, però l'inventrice è una donna. Una donna, una monaca, sì, una monaca. Sì, sì, esatto. Esattamente, in Cina, senza star lì a ricollegarci alla storia che abbiamo trattato qualche puntata fa, secondo noi diventa molto importante per una donna approfondire un certo tipo di tematiche, perché normalmente quando si pensa a un corso chiedo scusa, di difesa, si va automaticamente a pensare all'esecuzione di tecniche, belle, brutte, efficaci, meno efficaci, ma sempre solo esclusivamente muovere le mani. In parte, hai detto giusto, in parte, però si trascura, a nostro modo di vedere, in maniera assolutamente sbagliata, tutto quello che è invece un approccio a tutto quello che è la materia, chiamiamola così, che parte da radici ben più profonde. Cioè c'è un approccio, tu dici, non soltanto fisico, che anche qui è importante, essendo una donna che ha creato questa tecnica, questo Wing Chun, ma anche psicologico poi, no? L'approccio fisico è fondamentale. Tecnico, psicologico, cioè... Controllo delle emozioni, controllo del panico, esatto, controllo di... Esatto, sottoposta a un certo da un tipo... punto di vista femminile anche, cioè certo. Questa è la differenza rispetto a altre arti marziali, perché è stata creata da una donna, quindi parte da lì. Dal punto di vista fisico succede una cosa, nel mezzo di una situazione particolare, diciamo, di necessità, che c'è una scarica di adrenalina. E se non si sa cosa fa questa scarica, si va incontro a due possibili esiti. Sì. La fuga, che va sempre bene, o la paralisi, che non va mai bene. È un fattore atavico, naturale, che abbiamo scritto dentro di noi. La fuga la manteniamo sempre. La fuga va sempre bene. Se poi si riesce a evitare il nemico, proprio saggezza ultra cinese. Come diceva Sun Tzu. Lo so, Sun Tzu. Il maestro Sun Tzu. Ci siamo sentiti al telefono tempo fa, questa cosa. Nell'arte della guerra. Scappa quando puoi. Dice che la più grande vittoria la si ottiene quando non si combatte con il nemico. Cioè il nemico ammette la sconfitta prima ancora di cominciare lo scontro. Certo, certo. Però senza infilarci in questi tipi di... Ma sull'arte della guerra poi potremmo parlarne, perché io 2017, ho le mie... ho letto, quindi potremmo discuterne, è interessante, perché la migliore attacco, poi no, c'è sempre fatto l'attacco a sorpresa, la difesa, però parla anche molto del fatto di riuscire a evitare lo scontro. Assolutamente, cioè, perché l'arte della guerra, proprio a dispetto di quello che si dice, è un trattato che è servito ai tempi anche per portare la pace, cioè assolutamente, per vedere quanto è inutile a volte combattere. La base di quello che insegniamo anche nei corsi di difesa personale solo per donne, che noi comunque, se potete, se andate nel nostro sito di formaesicuri.it troverete tutte le indicazioni. Partiamo sempre con quel principio lì. Sì, no, perché nel macroscopico si parla di guerra, no? Nel micro, cioè in quello che ci riguarda noi come persona, una donna come sé, il fatto di riuscire o no a evitare uno scontro, di mettersi in salvo, cioè la cosa importante è quella. Di mettersi in salvo, avere una possibilità, quello che insegniamo noi, una possibilità di fuga. Di fuga, una possibilità semplicemente. Di sopravvivere e di vivere bene poi dopo, grazie anche alle arti marziali. Continuiamo a parlarne, stai con noi, Radio Sound. Radio Sound, stiamo parlando nel nostro appuntamento con Kung Fu Life, di donne, questa tecnica del Wing Chun nata da una donna, di come quindi si adatta molto bene alla personalità femminile, di come dà questa possibilità anche
di affrontare il nemico se c'è bisogno, ma di trovare anche la via di fuga, cioè di avere il modo di ragionare in un momento in cui solitamente non si ragiona. Diciamo che l'ultimo stadio della difesa è difendersi, esatto, è quello che noi non si può fare altrimenti, non si può fare altrimenti. Quello che insegna il Wing Chun naturalmente è basato sul non usare la forza, quindi sul concetto di una donna che deve, si trovandosi in pericolo, deve sicuramente usare la forza dell'aggressore in modo tale da riuscire ad avere, come dicevamo prima, una possibilità di fuga. C'è anche tutto un sottobosco poi di cose che vanno considerate secondo noi, cioè non si può semplicemente liquidare, come dicevamo prima, la pratica difesa personale femminile presentando delle tecniche. Ci deve essere una consapevolezza. La consapevolezza, ti porto un esempio pratico: se finisco di studiare in università, sono una ragazza di 20 anni, scendo dal treno alla sera, d'inverno, c'è scuro, c'è buio, devo attraversare un parco, cambi strada, lo attraverso con le cuffie nelle orecchie e guardando un telefonino, vuol dire che non so dove mi trovo. Invece semplicemente applicare un minimo di buon senso, anche nella sapere quello che ci sta accadendo, non devi porti in, come la chiamiamo noi, modalità vittima, perché tutto passa attraverso quello. Poi un aggressore sceglie la vittima, non è che se la trova ragione fuori, anche se poi dopo quando si va a vedere magari la realtà, cioè queste sono cose che a volte vengono ribaltate perché c'è tutto un fattore di processuale e anche di politica dei costumi di oggi, no? Perché devo parlare male di io e quindi viene ribaltata anche la colpa, che tipo aveva la minigonna, perché aveva la minigonna, non aveva le cuffie, non era attenta. Però è logico che se una persona è responsabile di sé, magari se sa che entra in una situazione un po' più pericolosa, a parte che pericolo a volte può anche essere dietro l'angolo dove non ce l'aspettiamo, in casa, sempre allerta in casa. Quante volte si consumano tragedie tra le mura domestiche? Quindi nelle spese troppo spesso sono elementi di sesso femminile, però sì, davanti a questo tipo di esagerazioni va bene, parlando un po' per esagerare, però è così, bisogna andare più, dobbiamo esagerare per fare degli esempi, e anche per far vedere. Infatti mi viene in mente una parola che non è una parolaccia, è empowerment, cioè cercare di dare alla persona che ha meno potere un po' più di forza, quindi in questo caso la donna, sesso debole, ma anche a chi si sente, anche l'uomo che si sente un po' indifeso, perché senza non tutti dubbio. Noi, cioè a volte ti rispondo con un'altra parolaccia come la tua, awareness, consapevolezza. Consapevolezza, sapere dove sono, in che ambiente mi trovo, quali sono i potenziali pericoli, perlomeno sapere dove è una via di fuga, è una grandissima cosa. Se devi scappare, quantomeno nella direzione giusta. L'arte marziale in se stesso ti insegna, per prima cosa, non sottovalutare mai chi è davanti. E quindi, perché lo devi fare con quello che ti circonda. Quindi nelle zone dove tu ti trovi, dove stai andando, esci dalla stazione, quanto strada devi fare. Si dice essere nel qui e ora, no? Cioè, quindi essere presenti a se stessi in quel momento lì, quando sto facendo quella cosa lì. Quindi imparare anche a farne diverse insieme, ma con una certa consapevolezza, perché altrimenti perdiamo il contatto con la realtà e poi è più facile che accadano cose che non dovrebbero accadere. È più facile essere presi alla sprovvista, senza dubbio. Benissimo, noi stiamo facendo delle provviste di Kung Fu e di Wing Chun in diretta su Radio Sound, grazie a Maurizio Tesio, grazie a Furio Piccinini. Diamo l'appuntamento al prossimo giovedì, diamo l'appuntamento anche sul sito, perché li trovate naturalmente su internet. Ce la faccio a leggere, non è vero, in forma e sicuri, ma no, lo so naturalmente, perché per rimanere in forma e essere sicuri, in forma e sicuri.it.